Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly, questo è Diario di Viaggio on the road e questa è di nuovo la Canon Legria Mini. Ho avuto la possibilità di procurarne una, ringrazio per questo l'amico Marco Coletti, anzi, visto che è anche uno youtuber, vi lascio il link del suo canale sul doobly-doo e sulla scheda, andate e dategli un'occhiata. Oggi parliamo un po' di quello che ci aspetterà per il mese di agosto. Cominciamo! Sigla! Allora, per cominciare, ho di nuovo una Canon Legria Mini, quindi ho di nuovo la possibilità di realizzare dei video con un certo livello di qualità. Cercherò di mantenere una manutenzione superiore alla macchina in maniera tale da farla durare il più possibile, almeno finché non troverò un'alternativa o finché non porterò a concludersi il progetto di Diario di Viaggio on the road. Per il momento siamo di nuovo con la qualità di sempre, con la qualità audio funzionale, non ci sarà più il rumore di fondo. Allora, prima di andare avanti vi racconto un pochino di novità. La prima novità è che ho una SIM di Iliad. Praticamente in macchina ho cambiato autoradio, adesso ho un autoradio Android, una bella autoradio con navigatore, con le app, con tante cose simpatiche. Dato che, avendo a disposizione questo autoradio, mi serviva un modo di poter avere la connessione ad internet disponibile in macchina, alla fine ho deciso di prendere una SIM Iliad e dedicarla esclusivamente a questa attività, ad avere la connessione ad internet in macchina. Molto utile, per esempio, perché spesso ho utilizzato Google Maps come navigatore. Google Maps è un navigatore funzionale come moltissimi altri navigatori commerciali, però Google Maps ha eccellenti informazioni sul traffico in tempo reale quando si ha a disposizione la connessione ad internet. Ora, spesso ho utilizzato il navigatore dal cellulare, in questo modo finalmente ho il navigatore direttamente in auto, con lo stato del traffico e tante cose molto utili. C'è qualche app che utilizziamo anche nelle attività di protezione civile, quindi torna molto utile anche questo discorso. E quindi ho detto, va bene, perché non dedicare la mia vecchia SIM internet, che era di un altro operatore, passarla a Iliad? Tanto era una SIM parcheggiata, oramai ci caricavo il credito, ma non la usavo quasi più. Ho preso una SIM Iliad, ho preso una chiavetta 4G da collegare all'autoradio. Devo dire che qui a Siracusa la copertura di Iliad funziona molto bene, anche a livello di 4G, ma la velocità di Iliad in 4G qui a Siracusa lascia un pochino a desiderare. L'impressione che ho è che ci siano tantissimi utenti che hanno fatto questo passaggio alla SIM Iliad e come risultato la rete sia in questo periodo particolarmente sovraccarica, per cui vedo che c'è il segnale 4G, vedo che c'è il segnale a piena potenza, ma poi per esempio, l'altro giorno ho scritto su Twitter, ho provato a lanciare lo scaricamento delle mappe offline di Seagic, sono circa 600 mega, vabbè, cavolo, in LTE ci metterà una decina di minuti. Dopo 5 minuti buoni aveva fatto il 3%. Mamma mia, ma neanche in 3G con Kena riesco ad andare così lento, quindi e vabbè, vediamo un po' come si comporterà nel corso del tempo. Per il momento, comunque, sono soddisfatto dell'autoradio, spero di essere soddisfatto anche del servizio di Iliad, altrimenti si cambierà operatore, succede. Detto questo, per agosto ho preparato, come sempre, dei contenuti estivi più leggeri. Ho già scritto i video, devo solo girarli, cosa che farò in questi giorni. Mi ero rinviato di girarli perché avevo ancora la GoPro, però nel frattempo sapevo che mi doveva arrivare questa telecamera nuova, nuova di seconda mano, quindi ho detto va bene, rinvio un attimo la registrazione dei video per agosto, cosicché poi saranno, come sempre, programmati per tutto il mese di agosto. Di sicuro ci sono anche altre grandi e piccole novità. Una novità è quella che sto cercando in qualche modo di organizzarmi, ho già scritto la nuova stagione di Vita da Tecnico, sto cercando di organizzarmi per girare la nuova stagione di Vita da Tecnico, voglio vedere se riesco a realizzare anche qualche altra piccola cosa su questo canale. Come si dico sempre, la cosa che mi manca maggiormente è il tempo. Però quantomeno nel periodo estivo riesco a programmare qualcosina
e forse riesco a realizzare qualcosa che non richiede grande lavoro di montaggio, quindi vediamo un pochettino, cercherò di mettermi in gioco, di vedere che cosa ne viene fuori. Quest'anno non riesco a fare la maratona Voga, non ho proprio veramente il tempo di mettermi a realizzare un video al giorno, però vediamo, magari l'anno prossimo, comunque di sicuro nel corso del mese di agosto, se mi capita, cercherò di pubblicare dei video di protezione civile, se mi capita cercherò di pubblicare dei video extra ogni volta che ho la possibilità di girare anche uno o due minuti. Vi ricordo comunque di seguirmi sempre su Twitter, vi lascio il mio link social sul doobly-doo e sulla scheda. Twitter è il social su cui sono più attivo, Twitter è il social su cui pubblico le maggiori informazioni, su cui mi piace interagire con le persone, e se ci dovessero essere novità, naturalmente vi informerò su Twitter. Inoltre vi ricordo che se mi capita di andare a fare servizi di emergenza di protezione civile, potrei attivare delle dirette lì su Twitter. Come altre novità, devo dire che non c'è molto altro da dire. Come tutti gli anni, probabilmente cercherò di fare un pochino di relax e un pochino di ferie nel corso del mese di agosto. Sicuramente forse riuscirò a rilassarmi un pochino, a non pensare troppo al lavoro. Prima di concludere, ecco quindi la mia più semplice domanda di tutte quante. Voi che progetti avete per quest'agosto? Fate ferie? Avete già fatto le ferie? Andate al mare? Andate in montagna? Andate a fare gite fuori porta? Andate a vedere, non so, concerti, spettacoli, qualcosa di particolare che si fa nella vostra città o vicino alla vostra città? Oppure semplicemente farete un bel programma di divano, Netflix e aria condizionata? Non lo so, ci può stare anche quello, parliamone! Come sempre nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag di VOTR. Bene ragazzi, io sono Grizzly, questo era Diario di Viaggio on the road versione pre-estiva, un momento per rilassarsi e per tirare un attimo le somme. Noi, come sempre, ci vediamo ogni domenica alle 8 su questo canale YouTube. Se pensate che i miei contenuti la domenica mattina riescono a intrattenervi, a farvi passare simpaticamente qualche minuto, come sempre vi invito a mettere pollice in alto e a condividere il vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o Telegram. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube, è gratuito, e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto, che soprattutto in questo periodo estivo, che si suda molto, aiuta a non spargere cattivi odori. Il buon profumo di nuovo iscritto sicuramente è più gradevole. Scherzi a parte, vi ricordo che se seguite il mio canale Telegram, lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Infine, se c'è un qualche argomento che vi piacerebbe io trattassi su Diario di Viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Sono Grizzly, questo è tutto, per cui come sempre grazie, ciao a tutti, e ci vediamo alla prossima, e sempre su questo canale!